Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, caro Antonio, come l'hai preso questo divorzio? Anche umanamente, no? Perché tu hai scritto un pezzo molto interessante che io ho letto con molta cura sul tema. Però insomma, immagino che comunque l'hai pensato dentro di te, insomma. Prendere Orsini per lasciare Furio? No, non è così. Non si tratta, nei giornali non si ragiona con o io o lui, no? E io l'ho detto anche a Furio, a cui mi legano sentimenti di affetto e di amicizia infiniti. Io penso che nel fatto quotidiano, ma nella natura del giornale, quando siamo nati tanto tempo fa, non tantissimo, c'erano diverse opinioni un po' su tutto. E a un certo punto Marco Travaglio ha deciso, ci siamo sentiti, ha deciso che queste opinioni diverse andavano messe a disposizione del pubblico, perché Mirta, tu lo sai per prima, no? Chi fa televisione, trasmissioni di questo, Tommaso Cerno, dai, i direttori lo sanno, il pubblico, i nostri lettori, gli ascoltatori, sono i giudici, sono quelli che poi devono dire... Per me gli unici. No? Esatto, non so, le nostre opinioni valgono in rapporto a quello che pensa il pubblico. Allora l'abbiamo esposte, c'era un'incompatibilità che Furio ha messo sul tavolo tra lui e la presenza di Alessandro Orsini, e lui ha ritenuto che questa incompatibilità fosse insanabile. Io ho scritto a Furio, ma sul giornale, che quando lui era direttore dell'unità, io ero condirettore, abbiamo avuto dei problemi del genere, no? Del tipo io non scrivo se c'è... E lui, Furio, era severissimo su questo, dicendo la regola dei giornali è che si cerca di stare insieme, poi se uno non ce la fa, va via. Furio lo ha fatto con grande dignità. Io spero che sia, come dire, una passeggiata che lui ha fatto, no? Una passeggiata per riprendere fiato, e che prima o poi di averlo di nuovo. Mi pare che il messaggio è: torna a casa Furio, sta casa aspetta a te. No, non è così, Mirta. Sai, lo sai che queste cose creano sofferenza. Ma lo so bene, lo so bene, l'ho immaginato. Ma anche lui ti ha risposto in maniera molto commovente. Io forse chiudo dicendo: scusami, tu mi hai attaccato al cuore, io faccio un piccolo spot. Io mi auguro che in tutti i giornali italiani questa possibilità di esporre anche idee diverse, ma in maniera pubblica, no? Venga sfruttata, perché è una ricchezza. Sì, il problema è, capito, che io sono sempre in un dibattito polarizzatissimo. Io personalmente ho fatto la scelta di sentire tutti qui dentro con il mio metodo, però non ho mai messo barriere all'accesso, se non per cose, cioè per noi il vero discrimine è dire il falso, è dire cose che sono tecnicamente false e quindi la verifica di ciò che viene detto, ma le opinioni hanno tutte dignità di parola. Poi in Italia è facile, perché tante volte basta che prendi lo stesso per tanto tempo, cambia opinione lui, quindi tu hai sentito tutti, sei proprio lo stesso ospite, perché succede anche questo. Quello pure è carino, in effetti è abbastanza vero. Detto questo, però, io sono continuamente subissata da persone che dicono, tipo l'altro giorno Lula Gebral qui da me, ah, è un problema enorme, in Italia è l'unico paese che dà spazio a personaggi come questi, lui sta screditando l'Italia in giro per il mondo, addirittura Le Monde ha fatto un pezzo per dire che avere Orsini in televisione è scandaloso per un paese occidentale. Ma per il motivo che ha detto Colombo, ha citato il tuo caro Guccini, andate a casa Nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme servono i giganti, ha chiesto di elevare, non di censurare. Quella è un'opinione legittima, il giornale ne ha un'altra, ma è bella questa cosa, il Fatto Quotidiano si può dire tutto, ma è un giornale anticonformista, quindi fa bene a fare così. Volevo sentire anche un momento una battuta però su questo da Natalie Tocci, su questo tema, perché Natalie è stata molto dura, per esempio, con l'idea di dare spazio a persone che palesemente hanno idee, secondo lei, come dire, faziose e infondate, come mi verrebbe da dire, no?
Sì, giusto una battuta. Allora, innanzitutto Mirta, io sono d'accordo con te, nel senso bisogna dare spazio a opinioni diverse, non bisogna dare spazio alla disinformazione. In che modo non dare spazio alla disinformazione? Invitando chi esplicitamente la diffonde, la disinformazione, ma non stiamo parlando di, stiamo parlando sostanzialmente di persone che sono fuori dal nostro paese, non dentro il nostro paese. E quindi questa è una categoria. E quindi appunto la giornalista, già l'ho fatto questo esempio, no? Ma la giornalista che lavora per il Ministero della Difesa russo, quella è disinformazione, diciamo, palese, esplicita. Poi credo che ci sia un tema di formato e quindi qua entra nel vivo il ruolo tuo, no? Dei giornalisti, cioè tuo Mirta, e quindi se c'è un opinionista che dice il falso, che esprime un'opinione, ma che dà dei fatti che sono dichiaratamente falsi, è il tuo ruolo, non quello di altri ospiti, quello di smentirlo. Assolutamente sì, così. Mirta, una cosa al volo. Prego. No, a proposito di quello che diceva Natali Tocci, esatto, cioè molto spesso si ha l'incapacità di ribattere con fatti, ma anche con argomenti, a colui che non ci piace, no? Allora, la forza di certi personaggi, citiamo Orsini perché diciamo è il simbolo di tutto quello che sto dicendo, è quella che non ha mai o raramente qualcuno che gli possa dire: guardi professore, che le cose non stanno così e stanno in un altro modo. Invece lui, guarda, questo è grave, all'inizio, ma certamente non dalle persone che sono presenti, che sono di un altro livello, è stato anche bullizzato. Cioè lui è diventato un eroe perché invece di dire no, attenzione, quello che lei dice è falso, lo hanno insultato. Il secondo elemento è che il pubblico, chi ci vede, si fa un'idea. Esatto, quando hai toccato il punto. L'ho detto in un'intervista ieri. Io credo fermamente la capacità di farsi il giudizio che avete voi, farvi un giudizio a voi. Io vi do gli strumenti, vi do le informazioni, il giudizio è vostro, non ho nessuna intenzione di imporre un giudizio. Scusami Antonio, una cosa in più me la devi dire però, Salvini, sentiamolo un momento, il Salvini che vuole andare in Russia me lo devi commentare, e ce l'abbiamo la clippetta quando Salvini annuncia questa impresa?